Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, che cosa hanno in comune tutte queste popolazioni? Scopriamolo insieme in questa nuova puntata di Storia del Vino. Sicuramente come prima cosa in comune hanno la loro origine, e cioè la Mesopotamia, letteralmente terra tra i due fiumi, che questi due fiumi sono il Tigri e l'Eufrate, in una zona dell'attuale Medio Oriente, come possiamo vedere qui dalla nostra cartina. Oltre ad avere appunto in comune questa terra, hanno anche una lunga storia che va dal 5200 fino al 560 a.C., quando i persiani conquisteranno queste zone. Oltre ad avere in comune l'origine e anche il periodo storico, hanno anche il fatto di essere state, oltre che una delle prime culle della civiltà, anche una culla del vino. Infatti qui abbiamo le prime testimonianze di produzione e utilizzo di questa bevanda. Quando si parla di popolazioni così antiche, non si può fare a meno di ritornare a miti e leggende. E infatti qui non abbiamo l'eccezione, perché già nell'epopea di Gilgamesh, questo racconto mitico che parla di questo re di Uruk che voleva conquistare l'eterna giovinezza, ecco che, e l'immortalità, ecco che si parla appunto di questa bevanda che lì viene chiamata poi birra, vedremo dopo il perché, che dona appunto l'eterna giovinezza e l'immortalità. Molto probabilmente questa bevanda era un vino. Così come nella storia di Upnapishtim, l'uomo che verrà risparmiato dagli dèi durante il giudizio universale, ecco che lui usa il vino come premio per gli operai che lo hanno aiutato nella costruzione dell'imbarcazione che lo salverà. Ecco, quindi come vedete un'origine mitica, ma poi c'è invece quella storica e appurata dall'archeologia, dallo studio delle fonti e dei documenti che ci sono pervenuti. Documenti in senso lato, in quanto molto spesso sono tavolette di argilla scolpite. Ma cosa dice l'archeologia? L'archeologia ci dice che sicuramente nel 3200 a.C. ci sono le prime tracce dell'utilizzo dell'uva e anche della sua coltivazione. Quest'uva veniva utilizzata principalmente come cibo, quindi per essere consumata fresca oppure essiccata, ma anche in una primordiale forma di utilizzo che ancora oggi se ne fa in Turchia viene chiamato pekmez, ed è una bevanda, una sorta di mosto non fermentato di uva. Il procedimento per ottenerla è abbastanza semplice. Questo mosto viene fatto bollire per 2 volte, con l'aggiunta di alcuni tipi di sostanze come piccole quantità di argilla o di calcare. Una volta fatte queste 2 cotture, viene lasciato decantare per 24 ore e successivamente ulteriormente ridotto per concentrarne il sapore. In questa, diciamo, modalità di produzione di questa bevanda troviamo 2 tecniche che ancora oggi vengono utilizzate nella vinificazione, che sono la deacidificazione e la chiarifica. Soprattutto per quanto riguarda la chiarifica, vediamo appunto l'utilizzo dell'argilla e del calcare. Oggi si usa ad esempio la bentonite, che appunto è sempre a loro assimilabile, appunto viene utilizzata nel processo per impedire, rendere più bello il colore del vino. Ecco, e qui già all'epoca quindi esistevano queste tecniche. Oltre a un discorso appunto relativo all'utilizzo, c'era anche già un primo scontro, se così lo vogliamo chiamare, con la birra. Infatti, in realtà questi popoli bevevano molto più facilmente le bionde che non il vino. Questo perché? Perché erano dei grandi consumatori di cereali e la birra, ottenendo appunto dalla fermentazione di cereali, era di più facile e veloce utilizzo. Solitamente si facevano delle birre anche con delle fermentazioni di 24 ore, quindi se ne otteneva una grande quantità in relativamente poco tempo. Il vino quindi era una bevanda molto particolare, una bevanda costosa. Per
le classi più abbienti. Era quasi un premio ottenere del vino. Infatti era utilizzato anche come parte della paga dei lavoratori, ma anche utilizzata per fare dei sacrifici o delle offerte agli dei del sottosuolo, per ringraziarseli appunto per la riuscita dell'annata agricola. E oltre a questo c'è da dire che il vino trovava posto anche nelle leggi del famoso codice di Hammurabi, il codice babilonese che stabiliva, è stato una delle prime forme, se così vogliamo dire, di codice, comunque di regole che ci si è dati all'interno di uno stato. Ed ecco che proprio qui trova posto una legge che riguardava le sacerdotesse del tempio, le quali venivano severamente punite qualora qualcuno si fosse introdotto all'interno del tempio stesso per rubare il vino. Quindi, come potete vedere, già all'epoca il vino rivestiva un importantissimo ruolo. Infatti, oltre a questi aspetti, va ricordato che attorno al 2300 a.C. Questa bevanda insieme all'olio contraddistinsero la ricchezza delle città. Perché? Perché le città più ricche erano quelle che producevano olio e vino, e non era così infrequente trovare all'interno dei villaggi presse e cantine dedicate appunto alla produzione della nostra bevanda. Bene, direi che con questi spunti che vi ho dato sulla Mesopotamia per oggi termino qui. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale per vedere anche le puntate successive di Storia del Vino, ma anche le degustazioni che si alternano alle varie puntate di approfondimento. Se avete qualche dubbio, qualche domanda o qualche perplessità, qui sotto nei commenti avete lo spazio per farmele. Intanto vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo con una prossima puntata di Storia del Vino.